Benvenuti al terzo e ultimo puntata di Temptation Island. Siamo arrivati alla conclusione di questa splendida avventura che ha visto quel porco malandrino depravato di Gianfelice e ha avuto il coraggio di chiedere alla tentatrice niente di meno che dei biscotti all'avena. Un comportamento eccessivo, considerando che la sua dolce metà Samantha è stata così fedele e illibata da andare a letto con tutti i quattro tentatori solo quattro volte al giorno. Riuscirà il palo di confronto a riappacificare la coppia? Bel maledetto! E vediamo se ha il coraggio di venire al falò ad affrontarmi! Sii positiva, Samantha. Nonostante si è comportato di merda, quel lurido viscido verme si presenterà, sono sicuro. Eccomi! Gianfelice! Porco! Stellina mia adorata! Che cavolo stai facendo? Sto sistemando le varie cibarie che ho appositamente acquistato per il falò. Ma noi dobbiamo parlare! Perché hai portato da mangiare? Questo è il mio primo falò e ho cercato sul sito internet www.convenzionisociali.it come ci si comporta. Ma i falò in villeggiatura, mica... Io ho portato biscottini, wurstel da arrostire sul fuoco vivo e delle bevande tipo il latte. Ma sei un deficiente! Mi sa di sì. Questa birra vegana pensavo fosse analcolica e invece contiene ben l'1,5% di alcol. La metto via, non vorremmo mica ubriacarci. Ma noi qui siamo per parlare! Certo, e cosa c'è di meglio che conversare in compagnia con dei gustosi frollini alla cacia? Gianfelice, ascolta! Sì? Questo non è un campeggio. Ah no? No! È un falò di confronto! E quindi neanche musicare la chitarra acustica sarà di aiuto a questo falò? No, cretino! Eppure c'era scritto che la chitarra era essenziale per un buon svolgimento di un falò. Ascolta, Gianfelice, tu ti sei comportato da pezzo di merda! Ti ho visto! Quando? Quando hai fatto il pervertito con quella tentatrice! Proprio non rimembro! E hai chiesto i biscotti all'avena! Una volta li chiedevi a me! E io avevo sempre il piacere di rifiutarti! Non dire così! Una volta me li hai portati! Sì, ma li avevo sbriciolati a pugni prima! Mi avevi detto che erano finiti sotto un treno che in quel momento transitava nel salotto! Pentivo! Perché mi stai sui coglioni? È una vita che cerco di lasciarti, ma mi fai troppa pena! E io ho un cuore! Ma come? Mi fai schifo! Sei la vergogna della razza maschile! No! Non sei mai stato alla mia altezza! Scarto della società! Anche sei tu! Sei feccia! Non sei bello, non sei focoso! Sei ridicolo! Sei un'ameba! Non sei un vero uomo! Ma sono sicuro che anche tu dentro sei un buon napoletano. Tira fuori il napoletano caldo che c'è in te. Inutile, inutile. Oh! C'è rotte palle, capito o no? Ma... Io non ti supporto più. Gianfelice, non mi sembra il caso di... Tu ti sta zitto. A me merda. Finalmente. E questo è il Gianfelice che ho sempre sognato! Così ti voglio! Forte, spavaldo, verace, bello, fiero, maschio! Avanti il prossimo! Gianfelice! Che? Dove? Svegliati! Tocca a noi adesso! Per cosa? Ma per il provino di Temptation Island! Ci ho ripensato, Stellina! E perché? Sentiamo! È pericoloso! Potrei tradirti o peggio, uccidere qualcuno! Chi tu? Ti prego! E se accade? Ma tu non sei altro che inutile, inetto, ridicolo, reietto della società! Sei schifoso! Oh, che bello! Facciamo il provino! Samantha, aspetta! Muoviti, dai, scarto umano! C'è una cosa che devo chiederti! Che c'è ancora? È che ho fatto un sogno strano! E ho bisogno di chiederti una cosa. Veloce, su. Tu... Sì? Mi faresti una tisana allo zenzero e finocchietto prima del provino?
Un saluto a tutti voi che avete seguito Temptation Island. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e condividete il video con i fan di quello vero. Grazie a tutti gli abbonati che mi supportano, in particolare il livello 2, che saluto sempre. Parlo di Antonio Rega, Daniele Cuomo, Roberto Picardi, Francesco Di Pasquale, Stefano Bologna, Matteo Dondini, Dimitri Manzabi, Blade Thunder, Cristina Marella e Vincenzo degli Abruzzi. Venite sull'isola!